Buongiorno a tutti, innanzitutto. Io voglio iniziare questo intervento rivolgendo innanzitutto un ringraziamento e un deferente saluto al signor Presidente della Repubblica che, se non fosse stato bloccato da un imprevisto, avrebbe impreziosito con la sua presenza a questa cerimonia, attestando così la vicinanza di tutto il Paese, nella sua più alta carica, alle forze di polizia, e conferendo a questa cerimonia sicuramente un valore particolarmente simbolico. Saluto e ringrazio tutte le autorità presenti per la partecipazione a questa inaugurazione. Intervengo anche in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha voluto testimoniare a sua volta la sua attenzione alle eccellenze espresse dalle forze di polizia. Mi sia consentito poi uno speciale ringraziamento alla Presidente della Corte Costituzionale, la professoressa Silvana Sciara, che tra poco interverrà sul tema così attuale della sicurezza dei diritti. Ringrazio infine il direttore della scuola, generale La Cala, che è il lavoro appassionato che ha svolto e che è il programma che ci ha illustrato. L'inaugurazione dell'anno accademico costituisce sempre un momento significativo che conserva, malgrado il ripetersi delle cerimonie negli anni, un palpabile senso di solennità e di partecipazione. La ragione è comprensibile, questa è la sede, come è stato detto, dell'alta formazione delle forze di polizia. Questa è la scuola di coordinamento, quella che il luogo tangibile in cui la funzione di polizia si riconosce moderna, democratica, plurale. Questa scuola, che è un autentico motore culturale, è figlia di questa visione nuova, visione moderna, quella delle forze di polizia nata con la riforma del 1981 e che continua a dare i suoi frutti in un incessante processo di rinnovamento. Per questo nel patrimonio valoriale della scuola assume un ruolo di primo piano la difesa delle libertà di ogni cittadino, al fine di assicurare il pacifico svolgimento della vita democratica. Questa scuola è la casa delle più elevate professionalità nell'ambito delle forze di polizia, è un'istituzione che nel corso degli anni ha saputo affermarsi come modello anche sul piano internazionale, come è stato spiegato, attraverso il lavoro svolto in questa sede le migliori conoscenze vengono messe a sistema, a servizio della sicurezza del nostro Paese. Quattro forze di polizia. Quattro diversi ordinamenti, quattro differenti origini storiche e tradizioni che si riconoscono in questo luogo, accomunate da una stessa missione e da una stessa visione. Il legislatore di oltre 40 anni fa aveva ben compreso che la via più efficace per garantire la sicurezza dei cittadini passasse necessariamente attraverso la costruzione di percorsi di alta formazione per tutto il personale delle forze di polizia, a partire proprio dai suoi livelli apicali. E questo perché le minacce al vivere civile sono sempre in continua evoluzione. La formazione dunque quale pilastro attorno al quale costruire moderni corpi di polizia. Ma la formazione in senso classico, quella ex cattedra, ovviamente non è sufficiente. Per questo la scuola ha saputo negli anni contaminarsi, come è stato illustrato, con realtà particolarmente qualificate, anche esterne al perimetro delle istituzioni preposte alla sicurezza. Il direttore appunto ci ha ricordato prima i rapporti con la Sapienza, con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, le iniziative rivolte all'avvio di collaborazioni con la FAO e con la Corte Internazionale di Giustizia. Dunque una formazione aperta e dinamica, oltre che ambiziosa, perché consapevole del proprio mandato dinanzi alle continue esigenze di innovazione che l'evoluzione del contesto interno e internazionale impongono. Alla base di questo vi è anche la consapevolezza del tratto indelebile che caratterizza i rapporti formativi. I legami nati tra un docente e un allievo e tra gli allievi stessi costruiscono rapporti di collaborazione duraturi, ne parlavamo prima con la Presidente. Chi frequenta queste aule riceve non solo nuove conoscenze professionali, ma anche un quadro valoriale relativo ad un modello ben preciso di fare sicurezza. Come emerso nel 56esimo rapporto annuale del Censis, presentato solo pochi giorni fa, due italiani su tre si sentono insicuri, dichiarano di sentirsi insicuri, non solo e non tanto per fenomeni di criminalità diffusa, ma soprattutto a causa di eventi che sembravano archiviati nell'ambito della narrazione storica. Gli italiani dichiarano di percepire insicurezze in conseguenza dell'ingresso in una sorta di nuova età della crisi, caratterizzate dal timore di una diversa variante del virus, ad esempio dall'inattesa guerra nel cuore dell'Europa e dalle conseguenti tensioni geopolitiche, quindi crisi economiche, instabilità dei mercati, aumento dei prezzi al consumo, eventi atmosferici calamitosi, attacchi informatici su larga scala, pericolo di razionamento dell'energia. Tutto questo, queste nuove
queste nuove sfide fanno sì che il rischio percepito condizioni il quotidiano, soprattutto in relazione a ciò che sfugge, in quanto appunto inedito ed imprevedibile. E io mi chiedo in che misura quindi il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza possano farsi carico di queste nuove istanze che in prima battuta possono apparire strane al tradizionale perimetro delle attribuzioni delle forze di polizia. Gli eventi di questi ultimi anni, e penso appunto in particolare alla pandemia, hanno testimoniato il contributo essenziale dell'amministrazione della pubblica sicurezza in uno scenario inedito ed inusuale rispetto ai classici canoni di intervento. Fare sicurezza non significa oggi, lo abbiamo visto proprio negli ultimi mesi, guardare solo all'andamento della delittuosità, al mero dato numerico, alla sua evoluzione di crescita o decrescita percentuale, pur importanti. Fare sicurezza è creare una cornice entro la quale ogni cittadino possa sentirsi meno insicuro e costruire un ambiente in cui ciascuno possa avere la possibilità di esercitare i propri diritti, sia essi politici, civili, sociali ed economici. È noto agli addetti ai lavori, ne abbiamo molti in platea, il dibattito che vede contrapposte le autorevoli tesi di chi ritiene che la sicurezza costituisca un diritto, più precisamente un diritto di libertà, e per converso di chi al contrario considera più corretto parlare di sicurezza dei diritti. Probabilmente tralasciando ogni considerazione di teoria generale del diritto, su cui ovviamente non posso che concedere il passo alla lezione magistralis che la Presidente della Corte Costituzionale ci terrà a breve, se il concetto di sicurezza attinge ad ambiti sempre diversi ed in continua mutazione e con il solo fine di garantire ai cittadini l'esercizio dei propri diritti, forse perché oggi l'amministrazione della pubblica sicurezza è proprio quella di cui dicevamo prima, quella che è nata dall'esperienza del 1981 a partire dai valori della Costituzione repubblicana. Penso quindi che non sia un caso se in capo alla medesima amministrazione, la nostra amministrazione, il Ministero dell'Interno siano attribuite non solo la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, ma anche quella dei diritti civili, la garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi, degli enti locali e del loro funzionamento, la finanza locale, i servizi elettorali. Tutto ciò costituisce il cuore di una democrazia costituzionale, l'architettura primaria della coesione sociale. Come insegna la nostra Carta Costituzionale, la coesione sociale cresce se accanto ai diritti i cittadini fanno proprio anche i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. La comunità si fonda infatti proprio sulla capacità di relazionarsi tra le persone, sulla relazione, la storia, l'economia e la società si costruiscono sempre su dinamiche collettive, non su mere narrazioni individuali. È solo grazie a questa comunanza di intenti che è possibile investire sul futuro, immaginare e costruire un modello condiviso di essere comunità, agendo in via coordinata e senza disarmonie. Quando si investe su valori comuni non possono nascere equivoci sulla natura della domanda di sicurezza, armonicamente integrata all'interno della cornice normativa che fonda un ordinamento statale, ovvero la Costituzione. Questa non è la sicurezza che si limita alla logica repressiva dei transitori fenomeni emergenziali, ripeto, ancora una volta pur importante, ma la sicurezza che diventa promozione, pari opportunità e in definitiva cittadinanza piena. Ad una così complessa domanda di sicurezza bisogna offrire una risposta corale e altrettanto articolata a cui i vari soggetti istituzionali sono sicuramente chiamati a partecipare in forma condivisa e coordinata, proprio a partire dai primi cittadini, dai sindaci. Ed in questo quadro che si scrive anche un'iniziativa che stiamo per avviare proprio nei prossimi giorni, che vedrà coinvolte a partire proprio direttamente nei tre città metropolitane più grandi, Milano, Roma e Napoli, tre territori che per caratteristiche demografiche, sociali ed infrastrutturali presentano un profilo del tutto peculiare, sintomo di una specialità per l'appunto che peraltro sembra destinata a crescere ulteriormente nel prossimo futuro e che per tale ragione richiede risposte adeguate e tarate sulla misura. Di queste risposte ovviamente le forze di polizia dovranno essere sicuramente, saranno le principali protagoniste in grado di mettere in campo una proposta che sia al tempo stesso plurale ed unitaria nella doverosa cornice del coordinamento appunto. Una scelta, quella del coordinamento, che non deve limitarsi alla condivisione di procedure e schemi operativi, ma che si deve alimentare, come dicevamo prima, di una convinta adesione culturale e valoriale, da cui l'importanza anche di luoghi come questo. E questa è la linea di indirizzo che intendo
mantenere e seguire nella mia azione di Ministro dell'Interno, valendomi della preziosa collaborazione quotidiana dei vertici di tutte le forze di polizia e del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza. Invito quindi il direttore della scuola a proseguire in questa direzione che ha tracciato e che ci ha illustrato, perché solo una formazione di alto livello che crea competenze e modello uno stile aperta al confronto e al passo con i tempi è in grado di supportare il compito non agevole a cui oggi è chiamata l'amministrazione della pubblica sicurezza. E quindi io chiudo per il momento dicendo ai funzionari e agli ufficiali che andate a frequentare il prossimo ciclo di studi, rivolgendo a loro il mio più sentito augurio di buon lavoro. Grazie. E quindi non ci resta che chiudere questa cerimonia. Con molto onore dichiaro ufficialmente aperto l'anno accademico 2022-2023 della Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia. Grazie.